Benvenuti a Orientamento Post Diploma di Sento che Posso, una playlist dedicata a tutti coloro che stanno terminando la scuola superiore e devono decidere che cosa fare il prossimo anno, e a tutti coloro che sono già in possesso del diploma ma stanno ancora facendo le loro valutazioni. Se non l'hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al canale cliccando sulla campanella per restare sempre aggiornata e aggiornato sui video che verranno pubblicati. In questo video analizzeremo i percorsi formativi di istruzione tecnica superiore che rientrano nell'area tecnologica della mobilità sostenibile. L'obiettivo formativo di questi percorsi è quello di trasferire una serie di conoscenze tecnico-operative ad ampio spettro, atte a conferire quell'interdisciplinarità necessaria per la comprensione degli aspetti tecnici, organizzativi ed economici dei sistemi logistico-produttivi. La finalità è quella di sopperire alla carenza di risorse umane adeguatamente formate che siano in grado di sfruttare tutte le potenzialità di una moderna logistica e di un'appropriata movimentazione delle merci. Il corso consente di formare tecnici esperti nel settore della logistica con capacità operative specifiche relative all'organizzazione produttiva tipica delle piccole e medie imprese. Operativamente, il soggetto sarà in grado di analizzare i processi operativi logistici per progettarne e gestirne le dinamiche, i flussi e le attività conseguenti. Svilupperà esperienza e know-how che lo metteranno in grado di interfacciarsi con le imprese operanti a monte e a valle della catena logistica per gestire il ricevimento, la movimentazione, lo stoccaggio e la consegna della merce, tenendo conto delle implicazioni relative alla sicurezza, ottimizzando la distribuzione della merce nel sistema logistico integrato, realizzando documenti a supporto dell'attività logistica con l'utilizzo di supporti informatici dedicati. Conoscerà inoltre gli aspetti legati alle legislazioni e alle politiche di gestione ambientale, energetica e della sicurezza. Attraverso il percorso, le competenze che si acquisiranno consentiranno di conoscere i bacini di traffico delle direttrici che legano il territorio con il resto del mondo e gli operatori economici agenti nel comparto del trasporto, produttori, noleggiatori, spedizionieri, operatori logistici, eccetera. E il bagaglio formativo complessivo gli darà la possibilità di operare con tutte le aziende, da quelle industriali a quelle commerciali, dei servizi logistici, che necessitano di prestazioni riconducibili alla logistica integrata. All'interno dell'area tecnologica della mobilità sostenibile individuiamo tre ambiti e altrettante figure professionali. Innanzitutto l'ambito della mobilità delle persone e delle merci, cui fa riferimento la figura del tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci. L'ambito della produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e o relative infrastrutture, a cui fa riferimento il tecnico superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e o relative infrastrutture, e l'ambito della gestione infomobilità e infrastrutture logistiche, cui fa riferimento la figura del tecnico superiore per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche. Analizziamo più nel dettaglio queste figure professionali. Il tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci lavora generalmente nel sistema che organizza, gestisce e assiste il trasferimento di persone e di merci. Le attività prevalenti sono la gestione della conduzione del mezzo, l'organizzazione degli spostamenti nel rispetto dell'ambiente, della sicurezza, dell'ergonomicità, dell'economicità del trasporto e delle normative internazionali, nazionali e locali. Il tecnico superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e o relative infrastrutture
lavora nel sistema di produzione, interscambio e manutenzione dei veicoli e relative infrastrutture. Le attività prevalenti sono la pianificazione delle diverse fasi della lavorazione, l'organizzazione delle risorse umane e materiali adottando provvedimenti per il miglior funzionamento di macchine e impianti, il controllo dell'applicazione della normativa di settore, il controllo delle innovazioni tecnologiche e assistenza nella loro applicazione nelle fasi di produzione e di esercizio. Il tecnico superiore per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche lavora nei diversi cicli di trasporto intermodale, dei grandi sistemi infrastrutturali e dei connessi applicativi informatici. Le attività prevalenti sono la gestione dei rapporti e delle relazioni con gli attori che agiscono nella filiera del sistema logistico, nei flussi di entrata e uscita di mezzi, persone, merci. Si occupa della gestione delle pratiche doganali e della documentazione di accompagnamento merci e della gestione dell'erogazione dei servizi nelle diverse fasi del processo nel rispetto dei sistemi qualità. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato, iscriviti al canale e continua a seguirmi. Ciao!